questo video. Oggi voglio rispondere ad Andrea che mi ha chiesto quanto è importante allenare la forza isometrica nel calisthenics. In particolare mi ha fatto degli esempi con i dip e le trazioni alla sbarra. Oggi nel dettaglio andremo a vedere le trazioni alla sbarra, i dip no perché non ne ho la possibilità. Allora, voglio rispondere subito ad Andrea. Sì, la forza isometrica è molto importante nel calisthenics, diciamo che è un po' la base da dove si parte. E allo stesso modo, sì, è possibile allenare le trazioni alla sbarra, per esempio, utilizzando la forza isometrica. Adesso non perdiamo tempo, voglio andarti subito a mostrare come facciamo. Ok, adesso sono qui con la mia sbarra e ti voglio mostrare un po' quelle che sono le trazioni alla sbarra, lavorando con la forza isometrica. Ti ricordo, le trazioni alla sbarra, se non te le ricordi, non ti è familiare il nome, sono queste. Afferri la sbarra e normalmente vai su. Queste sono le trazioni alla sbarra. Ora, la domanda di Andrea, che sicuramente anche è utile molto a te o agli altri nostri amici che ci stanno seguendo. Le trazioni alla sbarra con la forza isometrica sono davvero utili. Ti ricordo che nel calisthenics allenare prima di tutto la statica, quindi la forza isometrica, è fondamentale. E cosa intendo quando parlo di statica e forza isometrica? Quelle posizioni statiche dove non c'è movimento, ma con il mio corpo devo mantenere quella posizione. Posso mantenere questa posizione e questo mi aiuta a rinforzare il muscolo in quel grado di movimento. Per esempio, quando sono così vado a allenare il dorsale molto in questa parte. Oppure se voglio allenarmi a tenere la posizione, diciamo, con la sbarra al petto, potrò farle così. Ti faccio subito vedere. Ok, in definitiva quindi, è molto utile allenare la forza isometrica nel calisthenics. E posso farlo con tantissimi esercizi. I primi ad essere allenati devono essere quelli di core. Esempio, plank o low body position che abbiamo visto in video precedenti. Ma anche allenare altri esercizi come i dip o le trazioni è molto utile. Quindi io spero di aver risposto ad Andrea. Andrea, se hai altre domande, molto volentieri scrivimi qua sotto e ti risponderò. Allo stesso modo, se tu hai altre domande, scrivilo qua sotto nei commenti, clicca un bel mi piace a questo video e condividilo. Continua a seguirmi, ci vediamo presto, ciao da Mattia!